in sostituzione di Valmaggia, dell'assessore Valmaggia per la rappresentanza delle regioni in materia di ambiente. Volevo sottolineare che la riunione di oggi è proprio per dare un'interpretazione e una interpretazione proprio ai risultati di questa attività e vederne tracciare nella prospettiva, perché ci rendiamo conto che l'interpretazione è abbastanza difficile sia nella consistenza dei risultati ottenuti sia nella loro rappresentazione. Quindi volevo dire a tutti quanti che gli interventi successivi serviranno per entrare in materia più dettagliatamente rispetto alla spiegazione dei risultati ottenuti. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per l'appunto io riporto le parole dell'assessore Valmaggia, coordinatore in Stato Regione per la materia ambiente. Non è possibile la sua presenza oggi come egli avrebbe desiderato, ma tiene a che sia rappresentato l'alto valore che riconosce a questa iniziativa e a questa giornata, sia per gli argomenti trattati, sia per il livello delle rappresentanze che oggi sono presenti. Quindi vi leggo le sue parole. Desidero innanzitutto trasmettere il mio personale saluto, unito a quello del Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, alla rappresentante della Comunità Europea, agli onorevoli Ministri, al Coordinatore per le Regioni in materia di agricoltura, a tutte le autorità presenti, alle rappresentanze dei portatori di interesse e del mondo produttivo, agli esperti tecnici e a tutti coloro che siedono in sala. Naturalmente al suo unisco anche il mio saluto. Il lavoro, che come è noto ha visto il suo incipit dall'accordo Stato-Regioni del maggio 2011, è ormai giunto alla fase conclusiva dopo un intenso e approfondito lavoro di analisi tecnica, di predisposizione di modelli, di sondaggi, di prelievi di campo, di attività di laboratorio, di validazione e interpretazione dei dati. Si tratta di un impegno di anni, per il quale da parte di tutti i partecipanti all'iniziativa vi è un grande desiderio, una grande aspettativa di conoscere i risultati definitivi, di non facile interpretazione, come ha appena finito di dire il Presidente di ISPRA. Non sottrarrò quindi più tempo del dovuto alla discussione, alla presentazione tecnica e anche poi al dibattito collegiale che è previsto nella giornata con tutti i portatori di interesse. Esprimo innanzitutto l'apprezzamento per coloro i quali hanno svolto un lavoro tanto approfondito quanto innovativo a partire da ISPRA, un lavoro al quale hanno attivamente preso parte le forze regionali, espresse sia dal concorso attivo delle agenzie regionali per l'ambiente, sia dalla partecipazione dei tecnici delle regioni ai tavoli di lavoro. Si è grati pertanto anche della possibilità di interagire e di intervenire, di avanzare proposte anche di affinamento metodologico, ad esempio cito sulla trasmissività, sui fattori di denitrificazione. Vi è stato senz'altro un proficuo scambio, un'interazione tra elevate punte di ricerca e una grande pragmaticità di approccio tecnico. A tutti, e in particolar modo ai ministeri che hanno coordinato questa importante attività, va il merito di avere coordinato questi lavori fino ai risultati di oggi. Risultati che, tengo a dirlo, in parte sono anche già stati tesaurizzati. Ad esempio, i modelli che sono stati affinati con questo progetto sono stati anche alla base dell'analisi delle pressioni che si è fatta per la predisposizione dei piani di bacino, i quali vedranno entro il 2015 il varo del secondo ciclo di pianificazione. Proprio sull'analisi delle pressioni appare davvero importante il conforto tecnico e oggettivo che le tecniche isotopiche possono conferire e potranno dare anche in futuro, compatibilmente con le risorse economiche da poter impiegare. Al di là delle esperienze delle singole regioni, che va rimarcato sono i soggetti ai quali è in capo la designazione periodica delle zone vulnerabili da nitrati, è importante disporre di strumenti che contribuiscano a identificare correttamente la variabilità di componenti che incidono sulla presenza di nitrati nelle acque. I sistemi di monitoraggio ambientale
strutturati dalle regioni e dalle agenzie regionali in ottemperanza alla direttiva quadro sulle acque, da tempo forniscono dati e serie storiche sullo stato delle acque. Tali dati sono una grandissima ricchezza conoscitiva fondamentale per attuare correttamente non solo la direttiva quadro, ma anche le direttive correlate, prime tra tutti la direttiva nitrati e la direttiva depurazione. Le regioni mettono a disposizione di tutti gli enti e dell'intera collettività questa enorme ricchezza conoscitiva e davvero vi è l'auspicio che a nessun livello, a iniziare dal governo centrale, sfugga l'importanza di garantire adeguate risorse per continuare proficuamente tali attività. Il dibattito non mancherà certo di approfondire tutte le tematiche che sono tecniche, ma non solo tecniche, di grandissimo interesse, sulle quali la nuova metodologia ci darà ulteriori punti fermi in aggiunta a quelli di cui già oggi disponiamo. Oltre che sul progetto Isonitrat, le regioni hanno operato con grande impegno anche per contribuire all'ammodernamento delle regole normative che incidono su questo tema, sul tema dei nitrati. Ad esempio, le regioni hanno contribuito, come è già stato detto, sul decreto che disciplinerà ben presto le modalità di utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati. Lo hanno fatto di recente, lo hanno fatto in maniera congiunta, come viene già dato conferma anche l'assessore della Regione Puglia, capofila per la materia agricola. Quello che è importante è che sono state le regioni ad autocoordinarsi, ad avanzare proposte, a rivedere i testi anche dal punto di vista giuridico, raccordandosi con le strutture tecniche dei ministeri. Ora non resta che attendere la pubblicazione del decreto, a beneficio degli operatori del settore, ma anche di tutte quelle amministrazioni pubbliche che, sia pure in un momento di rivisitazione complessiva delle competenze di governance, hanno importanti funzioni tecnico e amministrative. Un quadro più moderno e di maggior chiarezza potrà portare solo benefici e lo porterà senz'altro anche in termini ambientali. È noto difatti come proprio la Comunità Europea ci abbia indicato nella sua valutazione sul primo ciclo di pianificazione delle acque, ai sensi della direttiva quadro, che tra le criticità ambientali presenti in Italia non abbiamo solo dei fattori di pressione ambientale, ma abbiamo anche degli aspetti di governance. Se attraverso occasioni di confronto come quello odierna tutti i livelli di governance interessati sapranno fare squadra e lavorare su obiettivi comuni, sempre nel rispetto delle direttive comunitarie, delle risultanze oggettive e con adeguati strumenti di supporto alle decisioni, allora sarà sempre più prossimo il superamento di sperequazioni territoriali, l'abbandono di pratiche operative non consone ai nostri tempi e alle nostre conoscenze, nonché l'estensione delle buone pratiche che in molti casi sono già attuate all'esercizio delle varie attività economiche. Rinnovo quindi il saluto e l'apprezzamento per il lavoro condotto e auguro un buon lavoro per la giornata odierna che si preannuncia davvero ricca di contenuti. Grazie a tutti. Grazie.